qui oggi a presentare la quarta edizione del Congresso Nazionale Onda dedicato all'aderenza diagnostica e terapeutica nell'era del Covid e a celebrare attraverso la premiazione Donne Covid-19 le tante donne, personale sanitario segnalato dagli ospedali di appartenenza che durante l'emergenza sanitaria si sono distinte in maniera particolare per il loro impegno, l'abnegazione, la passione con cui hanno seguito i pazienti ricoverati. Abbiamo raccolto dei dati legati all'aderenza terapeutica che mettono in evidenza che seppur il campione di circa 600 persone assume mediamente due terapie oralmente e a domicilio, e sono terapie salvavita perché nel 66% dei casi si tratta di tumori e patologie cardiovascolari. Ecco, ciò nonostante il 23% del campione non è aderente. Il tema è quello dedicato all'aderenza terapeutica. Aderenza terapeutica con un obiettivo di genere, aderenza terapeutica come strategia fondamentale per la prevenzione, mantenimento e cura. Sappiamo che questo è tra i primi, se non il primo congresso multidisciplinare. Questa è una caratteristica dei congressi di Onda, di non rivolgersi ad una specialistica, ma di coinvolgere tutti gli specialisti che si occupano di genere in una precisa attività, quella di fornire dati, fornire informazioni, condividere risultati per migliorare la capacità di cura del genere femminile.